Possono 93 giorni cambiare completamente la tua vita? È quello che è successo a Marcus Rashford, che a soli 18 anni ha vissuto i 93 giorni che hanno sconvolto completamente la sua esistenza. Ma facciamo un passo indietro. Marcus Rashford è nato il 31 ottobre del 1997 a Manchester, in Inghilterra, da una famiglia di origini caraibiche. Fin da piccolo, Marcus ha mostrato un grande interesse per il calcio. A soli 4 anni entra nell'Accademia Fletcher Moss Rangers. Come in molte altre storie, il calcio era la via di uscita dei problemi quotidiani. Infatti, sua madre lavorava anche 14 ore al giorno in tre posti diversi per poter sfamare la sua famiglia. A volte, però, nonostante tutti gli sforzi, era costretta a recarsi alla mensa dei poveri o addirittura a saltare i pasti pur di dar da mangiare ai propri figli. Ricordo alcune sere mia madre piangere fino ad addormentarsi. Su un campo di calcio, si sa, la palla è democratica, non fa distinzioni. Non importa da dove vieni, ma si è tutti allo stesso livello. E fu così che Marcus, dopo numerosi provini, riesce ad entrare nelle giovanili dello United, a soli 8 anni. Ma la svolta nella sua carriera avviene all'età di 18 anni. Infatti, il 25 febbraio 2016, debutta in prima squadra contro il Midtjylland, in Europa League, e segna una doppietta. Passano 3 giorni ed esordisce in Premier, da titolare contro l'Arsenal, e segna una doppietta. Nell'arco di poche ore diventa un personaggio pubblico. A marzo gioca il suo primo derby con il City e segna. Il 21 maggio vince da titolare la FA Cup. Nella stessa settimana da titolare indossa la maglia della nazionale maggiore e segna dopo 3 minuti. È il più giovane marcatore al debutto nella storia dell'Inghilterra. In soli 93 giorni, da non aver mai giocato come professionista, diventa uno dei calciatori più promettenti al mondo. Da quel momento gioca in pianta stabile in prima squadra. Nonostante il succedersi di allenatori diversi, i numeri di Marcus non cambiano. Fino a quando, nel corso della stagione 2021-2022, la crescita di Rashford subisce un rallentamento. A causa dei numerosi infortuni e del livello mediocre della squadra, Marcus non riesce a esprimere il suo potenziale. Addirittura vi sono voci che lo vedrebbero sul mercato. La risposta di Rashford non si fa attendere. Disputano inizio di stagione esaltante, un mondiale da protagonista assoluto e da dicembre ad oggi gioca da un livello da extraterrestre. Sono 16 gol in 17 partite. Porta lo United ad essere nuovamente competitivo dopo anni difficili. Ma i gol più belli Marcus li segna fuori dal campo. La sua dura infanzia l'ha segnato profondamente. Utilizza il suo successo, la sua notorietà e i suoi soldi per risolvere i problemi che affliggono la sua comunità e più in generale i bambini che nel Regno Unito vivono sotto la soglia di povertà. In particolare, nel 2020 lancia una campagna di beneficenza che raccoglie più di 20 milioni di sterline. Supera la resistenza del governo di Boris Johnson, ottenendo che i pasti gratuiti per gli studenti poveri fossero garantiti anche durante le vacanze scolastiche. Riunisce attorno a sé una Child Food Poverty Task Force, facendo collaborare agenzie alimentari, grandi marchi e supermercati. Per questo impegno è stato fatto Most Excellent Order of the British Empire, ricevendo l'onorificenza direttamente dalla regina. Da lottare per avere un pasto caldo ad essere ricevuto dalla regina Elisabetta, dai sobborghi di Manchester a giocare la Coppa del Mondo. Fuori classe in campo e figura esemplare fuori. Questa è la storia di Marcus Rashford.